Mare Fuori 4 e siamo qui con una copiata che potremmo definire inedita. Le potremmo chiamare le donne di Edoardo. Eh? Vi piace? Questa è brutta come cosa. Ma sento del patriarcato. Vabbè, diciamo che è la cosa, solo perché è la cosa che vi accomuna, dai, non perché vogliamo fare i maschilisti. Beh, direi anche che siamo fregne, intelligenti. Ma io concordo. Essere una coppia fighissima. Saffica. Thelma e Louise, dai, potreste fare, sorprendere tutti. Si piace, si piace. Sorprendere tutti facendo una cosa in cui siete amicissime. Guarda, sarebbe veramente uno shock. Allora, per quello che si può raccontare, poco, perché tanto lo spoiler è tutto segretato, che cosa ci potete dire? Perché ovviamente la gente vuole sapere chi vincerà tra voi due e quanto farete a borsettate. Proprio borsettate, guarda. Beh, è un modo, guarda, di dire, dai. Ci siamo. No, forse c'hai quasi azzeccato. Sì, vedi? Ma secondo me non vince nessuno in questo gioco di amori incesti. Incesti, che dico? No, incesti no. Dovrà durare altre due stagioni almeno, no? Quindi. No, tradimenti, bugie. Secondo me non vince nessuno alla fine, nemmeno Edoardo in sé per sé. Sono completamente d'accordo. Tanto a Napoli si dice solo che la canunza fa non sa sapo. E mi sembra di aver fatto già un mega spoiler, di aver detto quindi già tutto. Senti, ma mettendo Edoardo da parte, parlando invece di voi, no? Qual è? Siete soddisfatte dell'evoluzione dei vostri personaggi? Visto che tanto non ci raccontate niente, quindi la prendiamo alla larga, dai. Nì, nel senso che credo ci sia ancora tanto da raccontare, tanto su cui soffermarsi, che magari non è stato raccontato, ma c'è già in quello che abbiamo visto. Quindi sì, soddisfatte sì, ma non al 100%, perché sennò il personaggio sarebbe finito. Aspetto la prossima domanda. Ah, non rispondi a questa? Beh, perché sennò diamo. No. In realtà concordo con Giovanna nel dire che ovviamente nel momento in cui si esplora a 360 gradi un personaggio, il personaggio muore e non c'è più niente da raccontare, quindi sicuramente si può ancora raccontare tanto. Io nel mio personalissimo caso, nella mia personalissima opinione, con Teresa ho imparato a non giudicare il personaggio. Ho fatto questo lavoro per le prime tre stagioni, nella quarta ci sarà un grosso cambiamento per cui ho dovuto reimparare a non giudicarla, però è una di quelle sfide che mi piacciono. Alla fine il mio lavoro è questo, più un personaggio è lontano da me più io mi sento soddisfatta, quindi alla fine poi soddisfatta sì. Ecco, ma sono curioso, visto appunto che avete questa liaison a tre, diciamo così, la gente per strada quando vi ferma, che cos'è che vi chiede di più? O che vi rimprovera di più? Ma a me ultimamente chi muore? Sì, forse la domanda più gettonata è chi ha sparato, chi muore? No, però sono contenta anche perché ho una community a cui sono molto grata e che riesce a distinguere persona e personaggio, quindi quando c'è la possibilità di stare insieme e incontrarsi, le domande che mi fanno sono rivolte a Ludovica, non a Teresa, e trovo sia molto bello. Senti, ma invece la gestione della fama come la vivete? Perché soprattutto voi che siete ragazze e quindi sarete subissate, è difficile ovviamente stare dietro a tutti, e magari come vivete anche il fatto di non poter forse fare più delle cose che prima erano normali, adesso vi creano dei problemi, no? Per l'assedio dei fan, anche andare a prendere un gelato. Guarda, io faccio le stesse cose. Prima magari ci potevo impiegare 5 minuti, adesso 15, perché c'è la possibilità che qualcuno mi fermi per strada, ma io sono la prima che vuole poi intrattenere una conversazione, per cui ci metto solo un po' più di tempo a fare le stesse cose che facevo prima, dal prendere un gelato a comprare i vestiti a fare una spesa. No, sono esattamente questo, non è cambiato nulla, anche perché la fama è solo un mostro, nel senso sì, ha tante belle cose, ma ne ha il doppio di negative, quindi la vita continua, è sempre la stessa, non cambia e io non saprei dire come la gestisco, perché io non la gestisco, cioè nel senso
vado, io cammino, poi se incontri quello qualcuno ti fermi, chiacchieri, è capitato anche di prendere un caffè quando diventa molto interessante la conversazione, ma credo che verso gli 80-90 anni possiamo parlare di fama. Sì, esatto, sarebbe anche rischioso e forse arrogante dirlo a 25 anni circa entrambe, sì. Per cui... Però i messaggi che vi subissano, lì è più complicato magari. Non riuscite a rispondere a tutti, giustamente. Ma non puoi sicuramente rispondere a tutti, però lì capita che magari ne leggi più di uno, ma... Cioè, io mi tutelo non leggendo, ti dico la verità, perché non sai mai cosa va incontro, quindi non puoi stare lì ad avere la presunzione di pensare che nessuno abbia un'opinione. Per cui o leggi a quel punto tutto e gestisci, o non leggi. Vabbè, anche questa è una chiave, diciamo. È una scelta. Senti, ma invece per il vostro futuro, se doveste scegliere un ruolo che sognate di interpretare, quindi lasciamo, accantoniamo Mare Fuori, il vostro futuro da attrice. Ah, io vorrei fare un film in costume d'epoca. Ok, quindi pronta per Gattopardo seconda stagione. Esatto. A me piacerebbe interpretare un ruolo di una persona che ha problemi con quella che è la sua stabilità / sanità mentale, perché penso se ne parli ancora troppo poco in Italia, penso sia uno stigma troppo grande e quindi mi piacerebbe poter far vedere che appunto non tutto, scusate il gioco di parole, una malattia non c'è solo perché la vedi, può essere anche interna, può essere mentale, psicologica e non essere visibile, quindi mi piacerebbe sottolineare questo tema. Quindi per chiudere questa stagione di Mare Fuori si potrebbe riassumere come quella della maturità e dell'introspezione soprattutto, no? Sì. Bene, non mi dite nient'altro. Niente, non vi si cava un ragno. Tu non vedi, ma dietro ci sono tutte le nostre publicist agenti che vi mandano occhiatacce. Va bene, allora dateci l'appuntamento per Mare Fuori 4. Allora, 1 febbraio, primi 6 episodi su RaiPlay. 14 febbraio, il resto degli episodi su RaiPlay e il primo episodio in prima serata su Rai 2. Perfetto, allora in attesa di vedervi come Thelma e Louise, vi abbiamo dato un'idea, chissà che magari. Grazie e complimenti. Grazie mille.